stiamo andando via, io stavo notando una cosa in tutte quante le casette postali. Secondo me c'è scritto tipo niente pubblicità, vero? Ma in tutte, poverini, cioè venissero in Italia che mi mettono veramente solo pubblicità nella posta. Buongiorno, adesso siamo usciti senza borse, senza niente, perché andiamo veramente dietro casa a questo piccolo parchetto dove sta, dove si affaccia Volpension, che è denominato Le Vecchie da Nicola, ed è un posto dove siamo già stati 2 giorni fa. Mi è piaciuto tanto tanto tanto. Nicola sta ancora un po' male, anch'io non sto benissimo, però lui sta peggio. La polvere. Sì, è la polvere, dice lui. Adesso vi diciamo come si chiama la piazza o la via di dove sta Volpension, che dici? Virgata si chiama. Se qualcuno ci vuole venire, Scheifmühlgasse, credo, dovrebbe essere così. Non è impossibile da captare da come l'hai pronunciato. Ma guarda che c'è l'insegna delle vecchiette che io non l'avevo vista. Ma dai, praticamente qui è domenica e ci avevano detto l'altra volta che dalle 10 hanno praticamente tutto prenotato. Però se venivamo alle 9, dalle 9 alle 10 loro non prendevano prenotazioni, quindi praticamente vuoto e sarà solo per noi. Amore, spiega cosa ti sei preso. Sono preso una colazione rapida, si chiama. Qui ci sono 2 salsicciotti. Tutto il tavolo di ieri si è girato a guardare i miei salsicciotti. Questo è un gigantissimo bretzel che voglio provare anch'io. Una birra piccolina perché è mattina. E lì che cos'è? Salsa di Salsa di qualcosa. Io invece ho appena finito la mia cheesecake al limone con vanilla cream topping. Qua ancora il mio mélange che è un cappuccino. C'era anche la panna che era buona, non era di quella finta spray. Upsi. Vediamo il primo assaggio. Ah, questo è tipo senape con... Ah, è vero, la senape. Buona? Molto leggera. Cioè. Leggera? Leggerissima, quasi invisibile. Meglio così. Sul treno, l'S7. Ieri sera ci siamo dimenticati di chiudere il vlog. Cioè non è che ci siamo dimenticati, è che eravamo stanchissimi. Io sono stata a editare tutto il tempo, poi lui si era già addormentato, quindi credo di aver chiuso semplicemente così. Comunque adesso stiamo andando all'aeroporto. Questo è un treno, ci metto 8 fermate e arriviamo lì. Andiamo in aeroporto, facciamo subito il check-in. Sono 11:30, abbiamo l'aereo tra 2 ore. Non te che pianti, perché voglio stare un attimino con calma dentro l'aeroporto a prendere qualcosina, perché quando praticamente passate il check-in non potete portarvi da mangiare, da bere, e quindi magari anche prendere qualche ricordino di Vienna. Facciamo tutto quanto dopo il check-in. Fino a Vienna? Siamo usciti da qui? Oh, siamo fuori Vienna. Una cosa che non vi abbiamo mai detto è che come funzionano qui i trasporti. Cioè nonostante ovviamente noi abbiamo fatto il biglietto, nessuno ce l'ha mai controllato. Quando entrate in metro non dovete timbrare, non dovete fare niente se non la prima volta, se come noi fate un biglietto da 72 ore. L'abbiamo timbrato la prima volta e poi entri e esci, non ci sono girelli, non c'è niente. Cioè praticamente Nicola diceva si fidano, loro si fidano. Però ovviamente non vi consigliamo di non farlo, perché se poi vi beccano non abbiamo idea di quanti soldi di multa vi fa, cioè vi possono fare. Noi abbiamo sempre viaggiato tranquilli, no? È bello perché se in Italia ti fanno 5 euro di multa e ce ne sono magari almeno... qua secondo me Poi voglio andare a vedere poi quanta multa ti fanno. Qua secondo me 200 euro di multa è meno 200. Comunque secondo me la cosa bella di non stare ai tornelli eccetera eccetera è il tempo che si risparmia. Cioè tu prendi, entri in metro, risparmiamo un sacco di tempo. In Italia
non si può fare perché tutti quanti farebbero i furbacchioni, già li fanno, già scavalcano gli autobus, la metà delle persone sta senza biglietto oppure senza abbonamento, quindi figuratevi se non ci fossero neanche i controlli con i tornelli o comunque elettronici. Quindi adesso niente, stiamo andando lì. È già finito il nostro viaggetto a Vienna, praticamente l'unica cosa che non abbiamo visto che era tra le cose da vedere è il Belvedere. Con la lingua hai imparato qualcosa in tedesco? Si capisce. Poi devo dire che qui hanno un accento diverso dalla Germania, almeno dai tedeschi che ho incontrato nella mia vita, è un po' più dolce. Più bellino sicuramente. Più carino, sì. Allora, prossimo viaggio è Berlino. No, Nicola ha detto basta pasti freddi. Un po' Berlino, no? Cioè. Ah, non ti piace proprio Berlino? Ci sei stato? E allora che ne sai? Mi piace, non mi che ne sai che non ti piace? Non giuro di andare. No, nemmeno a me ispira, quello è vero. Comunque Vienna è molto carina, molto alla fine piccolina come città. Si gira in pochi giorni, quindi vi consigliamo di venire in questo periodo dell'anno. Vabbè, Nicola dice no, perché è freddo. Se avete beccato. Ma non me ne fai Ma bello. Noi non abbiamo. Sì, ok, ma non abbiamo beccato mai sotto lo zero. Sì, il primo giorno. Sì, vabbè, all'andata, il primo giorno. Per il resto niente. La cosa bella è che ci sono i mercatini, ci sono da fine novembre. Quindi io vi consiglio di venire in questo periodo perché c'è un'altra atmosfera. Oppure se non soffrite il freddo, quando c'è la neve. Quando c'è la neve deve essere stupenda. Però dovete non soffrire il freddo, la neve. Abbiamo scelto comunque un bellissimo periodo per venirci. C'erano una marea di mercatini natalizi più belli, secondo me. Rathausplatz in assoluto, secondo posto Schönbrunn. Erano carini, erano quasi tutti da mangiare Schönbrunn e c'erano cose più particolari da mangiare rispetto a Rathaus. Però Rathaus è con la pista di ghiaccio immensa, tutta quei percorsi, veramente bella, 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 bella. Oggi è il momento di scoprire la seconda tappa, però la seconda tappa sarà divisa, cioè in realtà andremo nella stessa città. Nicolino già sta piangendo, vedi? Vedete come sta piangendo, già senza di me. È fiacco. Vabbè, lui sta un po' malino, secondo me un 37 ce l'ha di febbre. Lui dice no, non ce n'ha febbre. Dicevo che questa seconda tappa sarà divisi, perché Nicola andrà non proprio nella città dove vado io, ma vicinissimo. Però parte domani mattina. Adesso quindi oggi torno a Roma. Parti alle 5 di mattina. Adesso invece io faccio. Intanto tutti e due facciamo scalo a Pisa. Facciamo Vienna, Pisa. Quindi prima arriviamo lì, poi vediamo il resto. Consigli per i passeggeri, consigli per il ritorno. All'aeroporto di Vienna fa veramente caldo. Io sto sudando da morire, ho i cappotti che li sto tenendo in mano, quindi ho 3000 cose che sto tenendo in mano. Ma vi giuro sto morendo di caldo. Vado l'ora di stare sull'aereo e sperare che non faccia così caldo come qui in aeroporto. Sto morendo. In tutto ciò abbiamo trovato il Cheese Factory, che è il posto dove siamo andati a pranzo il secondo giorno, il 9 dicembre, quindi lo trovate nel vlog del 9 dicembre. L'abbiamo trovato anche qui in aeroporto. Vengono un po' di più le cose, ma ovviamente in aeroporto devono guadagnare di più, e quindi ci stiamo facendo fare due ciabatte, le sta facendo il tipo con una mousse di tonno, di avocado, e ce le portiamo via, così ce le mangiamo in aereo. Abbiamo anche preso l'acqua. 3 euro, ma sapete quando vi fanno fare l'imbarco, comunque vi fanno passare i controlli, vi fanno lasciare da bere, da mangiare, anche se io ho delle caramelle e dei Kit Kat in borsa non mi hanno detto nulla, però i liquidi sicuramente ve li beccano, le bottiglie ve le levano, quindi avevamo sete, abbiamo preso una bottiglietta d'acqua, mezzo litro, 3 euro, che bellezza, abbiamo speso più a questo pranzo che tutti i pranzi e le cene che abbiamo fatto a Vienna. Ho detto ok, la prenderò con Fido Sofia. Adesso tra poco esce il nostro gate per l'imbarco. Forse dovrebbe essere già uscito. Anzi sì, dovrebbe essere già uscito. Adesso vado a controllare. Io non indosso mai gli orologi, però ho portato Daniel Wellington qui a Vienna e mi ci trovo abbastanza bene. Non sono abituata a portare orologi. Va bene, adesso speriamo che questo si sbrighi a fare la ciabatta. Io lascio un attimo qui le cosine e vado a controllare per il nostro imbarco. Volevo anche prendere qualcosina qui in aeroporto, ma io sono anche per i souvenir, sono molto, come posso dire, esigente. Lo so che è una stronzata, però anche per la calamita da attaccare sul frigo, se è brutta io me la faccio da sola con una foto mia e di Nicola, o comunque con una foto che ho fatto io a Vienna, me la faccio sulla lab la calamita e voilà, ho fatto, capito? Quindi poi vogliamo fare un album con tutte le foto di Vienna e sarà una cosa molto carina. Buongiorno!
Allora, è il momento di svelare la seconda tappa. Dove sono? Dai! Yeah! 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 Sono a Milano. Allora, ieri in realtà l'ultima volta che ci siamo visti ero a Vienna. Poi ho fatto lo scalo a Pisa con Nicola. Siccome la stazione di Pisa sta veramente davanti al corso, allora sono scesa con lui e siamo andati a fare delle compere. Infatti qui ho una busta piena di regali. Però non dico il brand perché mia sorella e mia madre guardano i miei vlog, quindi... Sì, quindi non posso perché ho preso qualcosina per loro e ho preso anche qualcosina per me. E poi di corsa siamo andati a prendere il treno e lui è tornato a Roma e stamattina alle 5 aveva l'aereo per Milano. Quindi cioè, lui si è fatto veramente un giro del cavolo. Okay. Però adesso sta a Milano anche lui, però siamo divisi, siamo lontani, siamo... Vieni a vedere quando io facevo le labbra glitterate, ok? Era il 1999. Labbra glitterate? Ok, ok, anno 2014. Ciao Pat McGrath, ciao! Oh, stamattina... Ci siamo svegliati a un orario decente rispetto all'orario in cui siamo andati a dormire in realtà. È vero. Comunque sono con Loretta, cioè se non sapete io ho detto sì lei, Sono con Loretta, se non la conoscete ha due canali, uno di musica oh e l'altro... Oh my god! E l'altro dove fa invece beauty, e vi lascio qui sotto. E niente, questa cosa è nata un po' per caso, un po' vengo a Milano così e alla fine invece siamo qui e siamo insieme ed è da ieri notte che non... Ah, ma stanotte ho fatto i miei fischietti soliti? No, non ho sentito niente. Meno male, perché quando dormo mi dicono tutti che faccio dei fischietti strani. Loretta ha detto che non li faccio. No, stamattina abbiamo fatto una bellissima colazione. Poi siamo Sì. Poi siamo stati tutto il tempo al PC per fare delle cose. Beh, io ho un po' di cose indietro, ma anche lei mi sa che aveva delle cose da fare perché ha avuto problemi con il PC, quindi... Lavori arretrati. E adesso che sono le 3 andiamo a fare un bellissimo pranzo. Sono le 3. Un'ora fa ho detto oh mangiamo, sì, lasciamo la mangiare. Calcolate che in realtà Loretta è andata a vedere What I Eat in a Day e ha fatto la spesa prendendo quello che già sapeva che mi poteva piacere. Infatti mi sono troppo immaginata la scena e mentre stavo a Vienna ho riso da morire. Poi quando gli ho detto a Nicola, ho detto non è matta che fa la spesa con la taglia day. Sì, così almeno sei felice, no? Quindi indovinate cosa mangiamo? Avocado, piadina e salmone con pepe, lime, adoro. Yes. Per me l'avocado non è mai abbastanza, lo mangerei ogni giorno. Ieri infatti ho mangiato un panino con l'avocado, poi... Veramente? Avocado tonno, era però una mousse, buonissimo. L'ho preso poi per... No, certo, no. Ti ho preso il Rio Mare che ti piace a te. Il Rio Mare è naturale, però è naturale. Piadina integrale. Ma tu ti piace la piadina integrale, no? Sì. Te dobbiamo organizzare, dobbiamo decidere quale serata andiamo a mangiare sushi. Stasera, domani sera. Sentiamo Andrea. Stasera, vuole. Stasera comunque sarebbe... Dai, andiamo a mangiare Japanese. Anche perché voglio fare una bella doccia con questi capelli. Che ragazzi, adesso vi faccio vedere una cosa. Non fatela vedere a nessuno, tanto siamo solo su YouTube. Guardate qua dietro, cioè, guardate, non si vede. Cioè, i nidi di... Io ti ammiro, tu ti fai vedere così senza problemi. Sì, io. Adesso vi lascio perché andiamo a cucinare. Anzi, vado pure a lavare le mani un attimo qua al bagno. E dopo vi voglio riprendere sperando di essere un po' più decente, un po' più vestita, anche perché ieri anche ero struccata. Tra l'altro unirò questo vlog a quello di ieri perché appunto ci siamo lasciate a metà giornata. Quindi per chi aveva indovinato la tappa di Milano e siete state in un po' di persone, anche se molte hanno detto Bolzano, Trento e Bolzano, Trento, Verona e altre, prima che dicessi l'indizio del nord, avevano pensato Napoli o Salerno, perché ci sono tutte le luci di Salerno bellissime, però le ho viste lo scorso anno. Invece quest'anno ho deciso di salire qui a Milano e quindi voglio vedere un po' di cosine. So che è aperto Bath & Body Works e voglio andare a vederlo, o a Via Torino o se riusciamo ad andare ad Arese, vediamo un pochino con tutti gli impegni, i vari appuntamenti. Quindi ci vediamo più tardi, ciao! Hi. Siamo qui, è diventata notte, perché ci siamo rivisti dopo tantissime ore. Io ho un trucco che però non si vede adesso perché sono perché contro luce. Aspetta. È stato fatto da una make-up artist che opera solo su pelli bianche, però.
ed è Loretta. No, in realtà è bellissimo, mi piace un sacco il risultato e magari dopo, se mi ricordo a casa, vi faccio vedere bene con le luci, quelle un po' più softbox, perché c'è una palette della Zoeva, la Blank. Mi sono sicura che c'è scritto Blank. Blank. No, Blank in francese. Ah, Blank. Blanc. No. Blanc qualcosa. E dentro ha un ombretto che si chiama, già me lo sono scordato, però è il primo, ed ha dei riflessi bellissimi, è chiaro sul freddo, però è un duochrome caldo, è stranissimo, mi piace un sacco. E mi ha truccata lei, quindi stasera. Poi ho messo la tinta di Moolah in my birthday suit, perché sono riuscite oggi, tra l'altro, le tinte di Velvet Ink, quindi sono arrivata Loretta e io l'ho provata, l'ho presa subito, perché ero indecisa se prenderla questa qui, questa colorazione. L'ultima volta ho preso Vanguard, però adesso ho visto che ho un po' cambiato il colore e quindi penso di puntare questa. Che bella quelle unghie. Io ogni volta continuo a dirti, that's cool. Te le devi fare un po' belle sglitterose, ogni tanto uno, io non ho bisogno ogni tanto. E le faccio spesso basic. Vero? Le faccio nude. Poi ogni tanto vado lì e dico a Crystal, che è la ragazza che mi fa le unghie, fammi qualcosa di sbrilluccicoso, di... Questo sono perfetto proprio per Natale. Sì, sono ho fatto qualcosa di Natale, ma non rosso, il classico. Top. Ti piace? E Loretta mi ha portato in un posto molto bello, tra l'altro, All You Can Eat. Di solito questi posti non sono All You Can Eat, sono più alla carta. E si chiama Kobe, in via... Vetere qui a Milano. Sei. E adesso abbiamo ordinato qualcosina per iniziare e non vedo l'ora di provare di mangiare. L'ultima volta che ho mangiato giapponese è stato prima di partire per Vienna e Nicola cercava dei ristoranti giapponesi a Vienna e io ho detto no, amo, perché ho mangiato giapponese prima di venire, proviamo qualcosa di tipico viennese, quindi adesso che vedrà questo vlog mi vederà. Ah, pance piene già col pigiama, praticamente già mezza nel mondo dei sogni. Nicola mi ha attaccato le tue schifezze. Nicola. Loretta si è leggermente ammalata. It's your fault. Io non ho mal di gola. Cioè, voi sapete che Nicola è stato male a Vienna, però io non me lo sono attaccato. Io però ho fatto da tramite tra Nicola e Loretta, a meno che something's going on and I don't know, però non credo. Io stavo pensando, perché è uscito il video delle glitter lips, non l'ho in realtà pubblicizzato per bene come dovrei, però domani voglio mettere... Come avresti dovuto! Come dovrei, proprio come dovrei, anzi come devo e come dovrò, perché domani metto per bene a farvi sapere, metto una spezzone su Facebook e ho un po' di cose da fare, ovviamente, anche perché non era solo in collaborazione con Claudia ma anche con il salone di Cristiano Russo, quindi ci tengo che... Ciao Cristiano, allora prossima volta ci becchiamo? Prossima volta parto anche Loretta e quindi sì, insomma, mi fa piacere anche che lo vediate. E stavo pensando a una piccola cosa nascosta soltanto per le true ladies e quindi adesso vediamo un po' se riesco a farla nei prossimi giorni, magari quando torno a Roma, perché di questa serie degli holiday look, holiday makeup look, holiday. Ci sarà un secondo video poi con un'altra collaborazione, non con Claudia. E che quindi dopo che è uscito anche questo secondo video fare questa specie di giochino, non vi dico dove, non vi dico su quale social dovrete seguirmi per questa cosa, sarà proprio una cosa che dovrete beccare il momento giusto, perché altrimenti poi la perderete, e già vi ho dato un indizio. Quindi adesso noi ci mettiamo tra poco a dormire, perché non possiamo fare come ieri che abbiamo fatto davvero davvero tardi, anche per quello che mi sono ammalata. Praticamente perché ti ha fatto fare tardi e perché io ho passato i microbi di Nicola. Quindi Loretta non mi ospiterà mai più, ha detto. No, vabbè. Oh ragazzi, poi non vi ho fatto vedere. Praticamente ho vinto questo bellissimo premio e lo porto sempre in giro con me. Quindi l'ho portato anche qui per far rosicare Loretta. Lei arriva la seconda. Mi dispiace Lori, però insomma. Che ci vuoi? Prossimo anno comunque puoi riprovare, perché penso che puoi riprovare a partecipare. Quindi. Prossimo anno tutti team Loretta, mi raccomando. Quest'anno è andata così, Lari, che ci vuoi fare? Monterò il video con la giornata di oggi e la giornata di ieri insieme. E non so se domani però vloggerò, perché sinceramente è una giornata un po' di vari giri già prestabiliti, di appuntamenti. E quindi vi mando una buonanotte. Adesso Loretta vi fa la domanda del giorno. Una domanda. Dove loro rispondono nei commenti. Ah, ok, allora. Lo sentite lo spirito del Natale? Brava, una bella domanda a te, Matrizia, che ancora non l'ho fatta per bene. Quest'anno state sentendo lo spirito del Natale? Io sì.
Però io è stato un po' particolare, di solito lo spirito del Natale lo sento già da novembre. Tu sei sempre un po' particolare. Ma mi stavo laureando. Ah, ok. Quindi non sentivo lo spirito della tesi, lo spirito dell'ansia. Invece Lori dice che un po' lo sente quest'anno. Grazie al cielo, non lo sento mai. Io sì sempre. Io soprattutto mai. Quando giri per le strade, sono tutte illuminate. Ma te stai a Roma, bella. Guarda che qua ci siamo fatti due giri in croce, tra ieri e oggi ci sono un sacco di vie illuminate. Ma sei tu che non riesci a vederle. In questo anno particolare di più, l'anno scorso le luci di Natale a Milano non erano proprio bellissime. Infatti io rimasi molto male l'anno scorso, perché le luci contribuiscono. Poi al di là di questo, io ho questo ricordo da piccola che quando c'era il Natale tutto era tutto illuminato, ma anche le case. Guarda che nelle Marche sì, eh. Da me, nel paese dove ci sono i miei zii, c'è addirittura una casa che è una casettina. Tantissimi turisti vanno a vederla perché ogni anno... Adesso non mi ricordo bene il paese preciso, forse sanatorie. Comunque ogni anno fa tutto. Ma sapete quelle case finte quasi dei film natalizi americani, no? Tutto, tutta fuori ricoperta di luci completamente e sembra un piccolo villaggio natalizio. Quindi è bello, a me piace chi addobba casa anche fuori, anche sui terrazzi con le luci. Comunque fateci sapere se invece voi lo sentite lo spirito natalizio quest'anno. Lo sentite oppure no? E poi da quanto lo sentite e perché? Lo comprate il motorino o no? Sarà un altro film che io non conosco, sì. E adesso mi vado a struccare, ma non mi va, io mi strucco. Scusate, io mi vado a struccarmi? Io uso una salvietta stasera. No, io no. Cioè, le altro che le, come si chiamano, le 11 step coreani della skincare. Beh, 10 step. I 20 step di Grace della skincare. Dove hai preso questo? Ah, questo di Kano? Di Sony, l'ho presa su Amazon sempre. Top. Eh sì, perché la prima volta che ho preso questa macchinetta, la seconda volta che l'ho usata, se non la prima, si è rotta. Quindi l'ho data in assistenza, sono stato un mese senza, mentre aspettavo che quelli me la aggiustassero. Ho preso subito questa qui, questa custodia, perché altrimenti... No. E poi non ho più usato il cavalletto che usavo prima. Io usavo un cavalletto piccolino. Vabbè, ho visto i sorci verdi, quindi poi... poi ti immagini tutti i topi verdi, no? Ora già, ragazzi, stasera Nicola parlavamo non vi ha fatto. Cimici. Sì, non vi ha fatto una ripresa, ma poverino, sei in un albergo e la sua stanza è stata praticamente. Cioè, ha trovato tipo le cimici dietro la tenda. Quindi tipo questa qua. Capito? Infatti ho detto scusa, ma non ti vuoi far cambiare stanza? Alla fine l'hanno fatto entrare in un'altra stanza e ha detto che anche lì è entrato e ha visto due cimici volare. Perché poi quando sai che ci stanno ci fai occhio, anche se sono piccole, come insetti sono piccoli. E allora dopo mi ha mandato un vocale che adesso l'hanno messo tipo in una specie di suite di qua di là, dice qua è tutto diverso, lenzuola, tende, è tutto diverso, sembra tutto più pulito, però ovviamente sta con l'ansia, speriamo bene. Comunque è una notte perché lui domani torna già a Roma, quindi niente, adesso non, oggi non vedrete video insomma da parte sua, ma tanto la sua giornata si sta svolgendo tutta quanta in azienda, sta facendo dei corsi, poi vi spiegherò lui quando torna perché così me lo spiega anche a me, io tante volte non è che capisco benissimo il lavoro del mio bannerino. Niente, vi rinnovo la buonanotte, ve la rinnova anche Lori, vi mandiamo un bacio. Ciao 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 ciao.